Trader, buongiorno. Oggi è giovedì 18 di febbraio. Andiamo a fare un'analisi sulle nostre candele di lì per la giornata odierna. Partiamo dall'euro-dollaro. L'euro-dollaro, come potete vedere, ormai sono 2 giorni che rimane una fase di lateralità. Se dovesse rompere, come ho detto, questo 1,22 potrebbe andare a fare il pullback, o se no continuerebbe a scendere, potrebbe andare a prendere questo 1,17,900. Per il momento siamo in un G4, per me la situazione adesso è short, lo vedete anche dal TSI. La sterlina, come potete vedere, lei invece rimane ancora in un long, perché ha fatto ieri sì una candela negativa. Siamo ancora sotto questa resistenza dinamica, però vedete che la media 50 è ancora al rialzo. Siamo in un G4, per il momento anche qui non suggerisco di non entrare. Il dollaro yen ieri ha fatto la candela negativa, però ha fatto questa pin bar, però attenzione perché il dollaro yen ormai siamo in una fase di rialzo, vedete che la media 50 sta girando e questo minimo qua penso che sia stato veramente un minimo importante e adesso potrebbe andare a prendere i 107,050, siamo sopra anche la media 200. Il dollaro canadese, eccolo qua, dollaro canadese che ieri ha fatto una candela ancora positiva, però siamo ancora in una fase short, anche qui mi aspetto che se dovesse rompere questo minimo qui potrebbe continuare a scendere, andare a 1,25. Secondo me il prossimo target potrebbe essere 1,25. AUD USD, siccome l'euro-dollaro, siamo in una fase di, possiamo dire, di lateralità. Eccolo qua, lateralità, lo potete vedere voi stessi. Potrebbe aver fatto il pullback, però vedete che qui, se dovesse rompere questi massimi, allora potrebbe continuare, però a mio giudizio adesso dovrebbe chiudere il ciclo prima di andare ancora a continuare long. Il trend comunque rimane long, starei attento prima di aprire posizioni per il momento. Per il momento non faccio niente su questa valuta. Il dollaro messicano che attualmente sono long, per il momento prossimo target potrebbe essere questo 20,59, ritornare a fare il pullback. Comunque per il momento non faccio niente, rimango con il mio long. Ethereum che ieri ha fatto un nuovo massimo, vedete, no, sta continuando, scusate, ancora il rialzo. Vediamo se andrà a prendere questi 2000 dollari che è il prossimo target su Ethereum. Poi dopo Ethereum il Bitcoin che ha fatto, ormai ci stiamo avvicinando ai 55.000, vedete che continua il suo rialzo, ieri vedete che è andato a prendere i 52.744, il prossimo target dovrebbe essere i 55.000, inutile aprire posizioni short. Dopo il Bitcoin andiamo a vedere il Gold che attualmente, attenzione, avevo detto che se dovesse rompere questo minimo qua del 30 novembre, io sono entrato long per una piccola operazione, perché potrebbe essere che qui messo uno stop corto, potrebbe andare a prendere i 1800, staremo a vedere se è così, per il momento il trend comunque rimane ancora short. Il petrolio dove io sono dentro sempre long con il mio, sono già al 50% di profitto, vedete che continua il suo, siamo a 61, prossimo target avevo detto 62, e dopo qualora potrebbe anche andare a prendere i 67, per il momento rimaniamo con il nostro long. Dopo il petrolio possiamo andare a vedere il Dow Jones dove sono entrato adesso long, c'è una pin bar, attenzione, potrebbe il prossimo target dovrebbe essere 32.000, probabilmente staremo a vedere che cosa succede sul nostro Dow Jones. Il DAX che attualmente rimane ancora in una fase di short ieri, per il momento anche qui c'è tanta incertezza, aspettiamo di vedere che cosa succede. Poi la soia che a lei invece continua ancora a macinare, per il momento però adesso dovrà per forza chiudere il ciclo. Dopo la soia andiamo a vedere il gas, il copper, scusate, copper che attualmente, copper che rimane sempre in una fase di 3,82, non riesce a superare questo 3,82. Il gas invece lui, eccolo qua, gas che guardate, 3,27, rotto questo 3, beh, punto e continua il suo rialzo, come prossimo target potrebbe andare a prendere il pullback qui. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.